Ciao a tutti ragazzi, bentornati nuovamente sul mio canale. Oggi ci fermiamo un attimo dai soliti video perché voglio fare la recensione di un prodotto che mi è stato fornito da PhotoPro. Quindi ringrazio gli amici di PhotoPro per avermi fornito un cavalletto da testare nelle mie uscite sul campo e oggi parleremo proprio di questo. Vedremo tutte le specifiche del cavalletto e se ne vale o meno la pena l'acquisto. Come al solito, ovviamente vi dirò tutto il necessario. Però prima vorrei mostrarvi, non so se l'avete già notato, sulla mia maglietta qui sotto una nuova collaborazione anche con Trafficante di Viaggio, con cui da oggi in poi, dal 2022 in realtà in poi, organizzeremo un workshop principalmente in Italia e quindi tramite questa agenzia Viaggio che si occuperà di tutte le prenotazioni. Organizzeremo i nostri workshop e già quello che abbiamo appena fatto in Val d'Orcia è andato benissimo, tra l'altro è stato fatto tramite loro. Quindi seguitelo su Instagram e anche sulla pagina naturalmente del sito in modo tale da rimanere sempre aggiornati anche sui miei workshop e se volete partecipare ovviamente. Bene, ma ora bando alle ciance, parlavamo di un cavalletto e quindi incominciamo con quello. Oggi descriviamo questo X Aircross 2 della PhotoPro. Mi è stato fornito, come detto, da PhotoPro Official per poterlo testare sul campo e quando mi è arrivato, alla prima impressione, quando l'ho tirato fuori dalla sua scatola, è stato ovviamente un cavalletto molto piccolo. Però dopo vari test sul campo, anche con vento, anche utilizzando il mio teleobiettivo 100-400, la mia faccia è cambiata in così. È veramente incredibile questo cavalletto, perché il ragazzaccio in misure veramente ridotte ha delle qualità che i suoi fratelli maggiori di marche molto blasonate e molto conosciute hanno, ma non in queste misure e in questo peso. E quindi andiamo a parlare di misure. Innanzitutto completamente chiuso, come vedete, retratto nella sua posizione da viaggio, se vogliamo chiamarla così, perché può essere messo in un trolley tranquillamente, è di soli 36 cm di lunghezza, perché le sue gambe, tramite le clip che si trovano qui, possono essere girate a 180 gradi e quindi reclinate in modo tale da poter essere completamente trasportabile. Una volta ruotate le gambe, come vedete, siamo poco al di sopra dei 40 centimetri circa e a me è stato fornito con una testa a sfera, che è quella naturalmente che preferisco perché mi permette dei movimenti molto veloci quando devo cambiare posizione di scatto, e il suo peso totale con anche la testa a sfera montata, test mio sulla bilancia di casa, è 881 grammi. Ed è il motivo per cui mi sono interessato tantissimo a questo cavalletto, perché è meno di 1 chilo con la testa montata. Come peso regge 10 kg il cavalletto, questa testa in particolare solo 3, ma per i miei utilizzi va più che bene, perché come detto, e dopo ve lo farò vedere, l'ho usato anche con il 100-400 in varie situazioni, anche con vento, e non ho avuto nessunissimo problema con la mia Canon EOS R montata. Può arrivare a un'altezza da tutto aperto, quindi con le gambe, le 5 sezioni delle gambe, di cui una è questa ovviamente, le altre 4 sono ad uscita, a un'altezza, come dicevamo, di 150 cm con la colonna completamente aperta, perché c'è anche una colonna centrale in questo cavalletto. Quindi con la colonna centrale completamente aperta siamo a 150 cm, altrimenti siamo a circa 126 cm con la colonna invece chiusa. L'altezza minima di scatto da terra è 17 cm perché la sua colonna centrale può essere smontata. Ruotando la parte sottostante viene staccata e si può quindi avere una colonna centrale corta per poter arrivare a fare gli scatti a terra molto ravvicinati al nostro soggetto, che a me piacciono tantissimo. Il diametro massimo delle gambe, quindi della gamba più grande, è 25 mm e come abbiamo detto ha 5 sezioni compresa questa, con un sistema innovativo chiamato Twist Lock che permette di allungare le gambe semplicemente ruotando la base, vedete 3,
quattro volte e aprendola. Riruotando nuovamente noi blocchiamo la gamba. Se ruotiamo nuovamente la richiudiamo. E come detto possiamo vedere proprio qui 1, 2, 3, 4 volte per aprire tutte e quattro le sezioni. Ovviamente girando una volta sola o due si apriranno una o due sezioni e così via. Abbiamo poi detto di queste clip che permettono di ruotare le gambe a 180 gradi per poter richiudere il cavalletto e trasportarlo, ma hanno anche altre tre posizioni. Una ovviamente è questa e poi abbiamo altre due per poter aprire la gamba il più possibile e, come detto, usare il cavalletto in una posizione molto ravvicinata con il terreno. La costruzione è una costruzione fantastica perché è completamente in carbonio questo cavalletto, con una tintura, una sabbiatura molto speciale per resistere chiaramente agli agenti atmosferici, e inoltre ha anche un'anodizzazione antiruggine. Quindi, come detto, veramente un cavalletto di fascia molto alta, anche se dalle forme non sembra. Su una delle gambe abbiamo un grip in silicone per poterlo prendere anche in ambiente freddo, ovviamente, quindi senza congelarci la mano o attaccarla al carbonio, perché chi l'ha già usato sa quanto il carbonio possa essere freddo quando siamo a temperature vicine allo zero o sotto lo zero. E i colori in cui possiamo ritrovarlo sono quattro. Io ho scelto il jungle green, ovviamente perché il verde è uno dei miei colori preferiti, perché è il colore della speranza. Oltre a questo, partendo dall'alto verso il basso, guardiamo meglio anche le specifiche sia di testa sia poi di tutto il resto del cavalletto. Innanzitutto abbiamo detto la testa, io ho scelto una testa sfera, in questo caso una testa che regge fino a 3 kg. Su questa testa sfera abbiamo l'attacco classico Arca Swiss, quindi comodissimo. Io ho una staffa L sempre attaccata alla mia Canon EOS R, quindi per me è il massimo che si può ritrovare. Questa testa a sfera in particolare ha due movimenti rotatori a 360 gradi panoramici, perché ha sia la parte alta della testa, quindi dove attacchiamo la macchina con l'attacco Arca Swiss attraverso questa levetta che vedete qui in alto. Nella parte invece più bassa abbiamo questa rotella che serve per far ruotare la parte panoramica invece sottostante, quindi non più quella dove abbiamo attaccato la macchina fotografica, ma quella subito sotto dove abbiamo la nostra griglia per la rotazione a 360 gradi. Poi abbiamo ovviamente questa che serve per far muovere la sfera all'interno della testa del cavalletto, e al di sotto, se noi lo smontiamo, un'altra cosa bella di questo cavalletto è che abbiamo una, vedete qui, una vite sia per attacco un quarto sia per attacco 3/8, quindi grande e piccola per poter adattare qualsiasi tipo di oggetto che noi vogliamo montare sul cavalletto, dalla testa appunto come in questo caso, a ovviamente gli attacchi per il cellulare eccetera eccetera, a seconda di quello che vogliamo fare. Poco più sotto, qui e qui, abbiamo altri due attacchi di estensione per poter aggiungere luci, come per esempio capita a me le luci della Lume Cube per illuminare la scena, dei braccini di estensione per il cellulare, per la GoPro e via dicendo. E ne abbiamo addirittura ben due, di solito sui cavalletti ne ritroviamo uno solo. Poco più in basso abbiamo già parlato di queste clip. Se prendiamo la nostra colonna centrale che io prima ho staccato, al di sotto troviamo un gancio che serve ovviamente per appendere qualsiasi tipo di oggetto al di sotto del cavalletto quando abbiamo montato questa colonna centrale, per poterlo rendere ancora più stabile, ad esempio il nostro zaino. Ritornando un attimo alla Bowled, mi dimenticavo tra l'altro di dirvi che ci sono anche due, come vedete, bolle, sia nella parte superiore dove attacchiamo la nostra macchina fotografica sia
sul movimento di blocco e sblocco dell'attacco Arca Swiss, e quindi possiamo mettere sempre in bolla la macchina fotografica. E questa in realtà non è una banalità, perché non tutte le teste e non tutti i cavalletti riportano queste bolle di posizionamento, e secondo me sono fondamentali. Il cavalletto viene fornito naturalmente nella sua scatola originale. Nella scatola possiamo ritrovare una sacca da trasporto, molto utile secondo me sia per non rovinare il cavalletto quando siamo in giro a scattare o ci muoviamo per esempio in montagna, che dove possiamo ritrovare dei percorsi magari stretti dove prendiamo dentro con lo zaino e via dicendo sulle rocce, sia perché può trasformarsi questa stessa sacca in uno zaino, perché ha due piccole bretelle che possono essere messe appunto sulla schiena. All'interno di questa sacca ritroviamo anche un manuale utente, che bene o male lascia il tempo che trova, però per le specifiche che vi ho detto è sempre meglio darvi una lettura, così si conosce al meglio testa e cavalletto e il suo utilizzo, e tutte le chiavi che servono per poter stringere le varie viti che ci sono, che nel tempo ovviamente si allenteranno. Cosa dire quindi alla fine di questo Foto Pro X Aircross 2, perché è l'evoluzione del primo X Aircross, dopo vari test che ho fatto sul campo? Posso solo dirvi ragazzi che sono rimasto davvero stupito. Un cavalletto da 900 grammi che ha retto tranquillamente la mia macchina fotografica con anche il teleobiettivo in giornate anche di vento, in qualsiasi situazione, completamente in carbonio, con tutte le specifiche che vi ho detto. Secondo me è molto difficile da ritrovare sul mercato, se non quasi impossibile. Il costo di questo cavalletto è all'incirca 200 euro, se lo trovate invece su AliExpress circa 150, però sapete che ci vuole più di un mese per averlo ovviamente. In quel caso vi lascio ovviamente nella descrizione tutti i link per andare a cercare sia i dettagli del cavalletto sia appunto per poterlo acquistare, però posso solo dirvi che sono rimasto piacevolmente e veramente stupito. Lo utilizzerò tantissimo, soprattutto perché sono molto abituato a fare uscite sul campo anche faticose in montagna, dove ci sono camminate veramente lunghe da fare, e quindi credo che proprio per questo sia indicato e sia uno dei migliori cavalletti sul mercato, perché sappiamo il peso che portiamo sulle spalle. Ovviamente portarne un pochino meno, perché il cavalletto ha queste specifiche, non è poca cosa. Fatemi sapere nei commenti qui sotto anche voi cosa ne pensate, se l'avete provato, se ne sapete qualcosa, o se invece volete qualche informazione in più tranquillamente, io sono sempre a disposizione come sapete, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, grazie per essere stati con me.